Cavolo. Sono tutti buoni. Non sono stato io. Posso... No, ragazzi. Come sei morto, scusa? Con la trappola. Sul serio? Mi muto un attimo. Ma eccomi tornato da voi. Rieccomi ragazzi, scusate tanto l'attesa. Qui Pacione, grazie mille del ride gentilissimo. Buona giornata Pacione, anche se lo sentirai in ritardo. Premio I. Sono sempre io. Collegamento al regno dei morti. Sono curioso di vedere com'è questo gioco. Non ne so assolutamente nulla, quindi lo scopriremo insieme, ragazzi. Che ci sono? Ah, musica. Ok. Well, Felix, on your way to your first working day as a field reaper, As any good instructor of the Ministry of Death, I'll be guiding you through these final steps into full field reaper territory. By the way, about your little quirk, as we've discussed, some of the other reapers find it somewhat, unnerving. Ma che? So, while you're in the field, do try to keep the dancing to a minimum. Of course, there's your unusual motivation for becoming a field reaper. It's not exactly forbidden, but we have been through this, Felix. Being in love is not conducive to the kind of work we do at the Ministry of Death, especially since the object of your affection works for the Ministry of Life. I know you think your missions will provide a chance to run into her in the mortal realm. Where there's death, there must be life and all that. But you do know that you two are an impossible match. Right, Felix? Well, don't say I didn't warn you. All right, enough of all that. Your first mission awaits, Felix. Classic scenario, a hunting accident. Now, if only I could find the full briefing. Hang on, Felix, sorry. Well, I guess we don't need a formal briefing for a case as simple as this one. Stay tuned for more instructions once you've reached the mortal realm, Felix, and enjoy the passage. Ma che cosa? Non è un MMO, quel gioco Drum, è Nioh. Ah, ho fatto prima io, Tarza. I suppose I have to improvise a bit without the briefing. I'll just try this, I suppose. Oh, remarkable. Oh, here comes the televator. Greetings, Felix. Are you ready? Okay. Che devo... Ah, I guess that's what you call keeping it to a minimum, then. Just go here. You've got moves. That's for sure. Try here, then. That's right. You cannot move into the sun. Ma... You've been paying attention, Felix. Go here now. Wait just a moment, please. Well, would you look at that? Oh. Go
Non ne ho la più pallida idea, Dev. Ok, così. Ma vedo una freccia che sta partendo da quel cacciatore. Mi sa che devo spostare. Ah, starnuto. Praticamente mi sa che lo devo mettere sulla traiettoria della freccia per farlo morire. Oh no. Cavolo. Ok. Ma incidente di caccia, ma in verità lo sto causando io, cioè. Cioè, non è stato tanto un incidente di caccia. Very well done, I must admit. That dancing, cuddly Felix, and oh, what's this? Oh, oh, no, no, this is bad. Can you hear me from the televator, Felix? I guess you can. Get back to the office immediately and I'll have the right, let's say, another briefing waiting for you. Non vi è sembrata una morte tanto naturale, ragazzi? Preparations most diligently, of course. Medieval Europe and the 1980s New York. Some mix they gave you, huh? Well, let's get on with it. Okay, we'll just move on from the previous little exercise. Let's forget about that. Now, on to your first real job. I'll talk to you in the mortal realm again. Oh, okay. Uccidi cervo? Uccidi cervo. L'abbiamo finito quello di prima, Anto. The televator traffic is terrible. The Ministry of Life televators are a nuisance, jamming up the space-time continuum. We have to... Oh! Here we are. Welcome, Felix. Now... Let's do it properly this time. Always check out what happened when time froze. Ah, that's for me. I have to get on with other things, you know. I'll leave you on your own now. Stay in the shadows, and good day to you, Felix. Uccidi cervo. Ok. Vabbè, basta spostare il cervo laggiù. Oh, no. Ma che cosa? Easy.
Hire the right human first, then maybe. Now get in there. Great work, and everything went according to plans and regulations. Just lovely. This makes an instructor proud, it really does. I believe he'll be fine on his own now. I will only be checking in every so often. Ok, gioca hardcore edit Reaper versione appendista. Appendicervo. Che cosa vuol dire appendicervo? Ah, lo devo appendere là sopra? Ma perché lo devo appendere io, scusate? No, non ho capito. Che c'è quel cavolo di carretto in mezzo. Come faccio a superare questo carretto? Lo posso raccogliere il carretto? Ora di no. Posso passare sopra. Come lo raggiungo quel cavolo di... Questo non si sposta, ragazzi. Questo carretto qua. Ma qui da qualcosa? C'è una specie di interruttore? Ah! Oh. Ok. Vabbè. Diciamo che livelli tutorial. Ta-ta-ta-ta-ra. Oh. Muovi birra? Carino come gioco, non è brutto, cioè... Non sono un grandissimo appassionato di questo tipo di giochi, però è fatto molto bene, i disegni sono carini. Ma stiamo facendo tutto questo per poi far uccidere il tipo al tipo? Quindi la birra sta laggiù. Ok.
Il carretto non ci consente di prendere la birra attualmente. Forse posso prendere questo? Cosa? E mi è utile? Non credo mi sia molto utile. No? È utile per far l'ombra, ma non so se mi aiuta a passare. Oh, come non detto. Ah, sono proprio curioso di vedere la fine. Ma che... No, voglio vedere l'ultimo... Cioè, voglio vedere il risultato di tutto questo lavoro, quale sarà? Ma che... Ma dai, ma sta sbirciando... Ma non si fa! Saluto ogni cliente con un sorriso, ma li devi uccidere! Riempi il barile di sassi. Cos'è questa qua? Questa pedana qua? Scusate ragazzi se sono stato un attimo in silenzio, ma sta passando una super ambulanza. Che no, non lo ripreme? Ah. No, cavolo. Ti devo lasciare. Ok. Quindi prendiamo questo. Allora, li posso scambiare? Ah, li scambio automaticamente, perfetto. Allora, il barile sta là.
Ok. Quindi come faccio a fargli fare... Forse... Allora, se metto... No, 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 ho sbagliato. Se invece faccio rispostare indietro il carretto, che succede? La lascia i sassi là, riprendi questo. Viene l'ombra laggiù. Ah, cavolo. Quindi forse li devo mettere qua. E così prendo anche questi altri. Con questi... Allora, se uno lo lascio qua... L'altro... Che questo... Forse se lo piazzo qua... Prendo i sassi. Ok, perfetto. Sì, no, io voglio sapere che succede alla fine. Prossimo incarico, Santo Cervo. Cosa? Ok. Ah, però non resta premuto. Come faccio a farlo restare premuto quello? Perché qua non c'è nulla per lasciarlo premuto, ragazzi. A meno che non posso prendere... No. Ah, c'è il barile. Ok, 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 ok. C'è il barile. Ho sbagliato. Fermati. Forse devo far rotolare il barile. Devo scambiare la balla di fieno con il barile. Ok. Ok.
Ah, cavolo. Qua come lo metto? Lo metto, mi prende la luce. Perché se lo metto qua poi non riesco più a prenderlo. Cioè se io questo lo metto qua... Ah, forse lo posso mettere qua. Ok. Ah, dannazione. E ora? Cioè, se lo lascio qua... Oh, ho sbagliato! Come faccio ad arrivare là dietro? Ma se prendo il fieno mi si risposta il carro. E non riesco più a passare, credo. Perché dovrebbe arrivare con la testa qua, con il... A meno che non lo blocco con quello. Forse lo posso bloccare con... Vediamo un attimo. Forse si blocca. Perfetto. Ok. Oh, ora scambiamo questi. Portiamo il barile qua. E... No, non me lo fa arrotolare? Ah, ok. Impressive. But no Betty. Theoretically, this is where she should appear. Well, better luck in the next round. Now get up. E no, non ci credo. Ma dai. Carino. Ah, sono solo 4 capitoli questo? Mi dire, non ha avuto successo nella vita, ma era piena d'amore, genuino e incondizionato amore. Sfortunatamente tutto quell'amore era inutilmente riversato verso un solo uomo, che aveva conosciuto solo tramite la TV. L'ossessione di Mindy definì tutta la sua vita, dal momento in cui vide la star del film serie B, Bartman, in fuga da El Paso 4 alla deriva di El Paso, avrebbe parlato solo di Bartman, dormito solo con le t-shirt hawaiane pubblicizzate da Bartman e votato solo per Bartman nelle elezioni presidenziali, anche se lui non si candidò mai. Quindi in un certo senso fu piuttosto romantico che proprio lui si trovò al suo fianco quando lei morì. E in un altro senso molto più realistico, non fu affatto romantico, solo triste. Se Mindy avesse guardato in alto quando successe, forse si sarebbe salvata, ma come sempre aveva gli occhi solo per Bartman. Lavoro dell'umano super fan.
Data del trapasso 2 settembre 1984. Logo del trapasso Lovers Lane, Reno, USA. Tipo di trapasso spiaccicamento fortuito. Cos'è sintesi? Ah, qua muove invece l'auto, non muove più il carretto, ovviamente. Abbiamo cambiato epoca. Spiaccicamento fortuito. Ma spiaccicata da qualcosa che è caduto in alto? Ovviamente. Perché lo dice se lei solo avesse guardato in alto? È il grande Bartman! Proprio grande Bartman. Ma... ma poverina, non lo vede, sta nascosto. E sta libera. Ok. Quindi gli dobbiamo spostare... dice qualcosa però. Qua. Questo. Beh. Ok. Però. Non so se metterlo qui. Poi prendere questo. No, 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 no. Errori sono stati fatti. Ah, cavolo. Val? Allora facciamo così. No. Dannazione. Perché? Cioè, come ci arrivo comunque? Dove sta il... sta lontani... secondo me servono tutte e due, ragazzi. E anche se lo mettessi... me ne serve un altro, secondo me, per arrivare laggiù in fondo. Cioè, con uno solo non ce la faccio. Però l'altro come lo tolgo? Cioè, lo posso togliere adesso. Però... il palo non fa abbastanza luce, cioè non fa abbastanza ombra. E se tolgo questo vengo preso dal sole. Vero?
Te lo metto sopra, però non cambia niente. Ah, cavolo. No, no, non è semplice. No. Stessa cosa di prima. Il problema è che non ho ombra di qua. Cavolo, non è affatto semplice, ragazzi. Come faccio a prenderli tutte e due? Perché con uno solo non ci faccio niente. Cioè, con questo posso arrivare fino a qua. Posso anche metterlo qui per allungare, però comunque non posso passare. Se io tolgo quella, non c'è abbastanza sole, vedete? Cioè qua credo che mi bruci comunque. Cioè lo posso mettere qui e passare oltre. Forse se lo piazzo qua c'è abbastanza luce. Ok, 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 forse così. Forse così, ragazzi. Però così non ci arrivo a riprenderlo. Perché qua sicuramente non lo posso lasciare, vero? Però no, non lo posso rimettere sopra? Non ci arrivo adesso? Ah, perfetto. E... ma che... oh, cano! Meh. No, non è andata tanto bene, ragazzi. Poteva andare molto, ma molto meglio.
Ma perché megafono? Ok. Dov'è il megafono? Eccolo laggiù. Quindi posso prendere questo. Posso arrivare qua. Ah no, forse lo posso mettere direttamente. Allora, aspettate, lo lascio. No. Lo lascio un attimo qua. Arrivo qua. Cambio. Prendo questo. Perché questo lo posso, mi sa, appoggiare qua sopra. No, qua sopra non si... Ah sì, lo posso appoggiare qua sopra. Però se poi prendo questo vengo colpito dal sole. Se io tolgo questo qua, ragazzi, vengo colpito dal sole. Infatti. Prendendo questo, non ho abbastanza. Perché questo mi serve per raggiungere quest'altro barile, di sicuro. Però qua non c'è nient'altro da prendere. A meno che questo non lo metto temporaneamente qua. Prendo questo. Lo metto qua. Riprendo questo. Lo metto qua. No, non cambia un tubo. Forse... No, perché non è abbastanza alto così. Questo lo posso mettere sopra? Ok. Ora... questo... Perfetto. Quindi questo lo mettiamo qua. Questo lo prendiamo, lo spostiamo. E lo mettiamo qua. Ok. Quindi andiamo qua. Prendiamo questo. Lo mettiamo qua. Però mi serve... Mm.
cavolo. Non ce n'è uno salvo? Forse se io adesso prendo questo lo metto qua. Ok, così ci dovremmo arrivare. Ok. Ora basta mettere, quindi basta prendere questo e metterlo qua. E poi appoggia il megafono qua. Prendi questo, appoggialo qua. Prendi, appoggialo qua. No, no, mi sa che ho sbagliato. Che devo fare il contrario. È un po' antipatico prendere gli oggetti. Ok. Che dire, ragazzi, simpatico, non eccelso. Cioè, fondamentalmente non è proprio il mio genere. È carino, ma dov'è l'olio? È quello laggiù in fondo. Ok, quindi qua siamo salvi. E possiamo andare a prendere questo barile. Però se cambiamo il sole... facciamo veramente una brutta fine. Come passo?
con un solo barile dall'altra parte. Cioè, se io per esempio lo lascio qua, quanta ombra fa? Poca. Qua non sto al sole, vero? Allora c'è un altro barile laggiù in fondo. Forse mi serve quello. È vero Mel. Diciamo, sì, ti deve, sicuramente ti deve piacere il genere. Decisamente non così. Quindi no. Era un posto dove ero salvo dal... Allora, se io questo lo lascio qua, dovrei poter passare di qua, riprenderlo. No, torna qua, riprendi il barile. Allora, ma... Ah, perché non lo poteva togliere, perché sennò mi colpiva il sole, ok. Perché se lo lascio qua mi fa andare più avanti, ma poi no, comunque non riesco a raggiungere il barile laggiù. Sapete ragazzi, sono un attimo... No, cavolo, ho sbagliato. Ok. Ci arrivo. Ah, me ne manca uno solo, ragazzi, per arrivarci. È come se mi mancasse. Forse dovevo prima tentare di prendere. Forse ho capito, ragazzi. Forse ho capito. Carino, perché c'è anche la scelta della musica. Non so se avete fatto caso. Quando apro il menu a destra, c'è la tendina e c'è anche la scelta della musica. Dov'era che ero salvo? Ok, qua. Vediamo un attimo, scusate, se ne scelgo un'altra. Allora, quindi, mi sa che mi servono tutti e due gli oggetti per arrivare laggiù. Forse ho capito dove ho sbagliato prima.
Ok. Quindi se io questo lo metto qua... Oh, scusate ragazzi, torno subito. Porcor Kong. Ok. Porcor Kong. Ah, andiamo ad affrontare il Porcor. Io odio. Dai, no, ce l'abbiamo ancora un po' di punti ferita, Cesare, dai. Ci siamo. È aperto. Scusatemi ragazzi, citofono. No, si è svegliato cane, ti sei svegliato. Niente ragazzi, scusate un'altra volta. Torno subito. No, come non detto. Ok. Pensavo che cane volesse salire sulla sedia, invece ci ha ripensato, è andato sulla poltrona. Ok. Quindi adesso abbiamo preso questo. Ora. Ora li abbiamo tutte e due. Però. Li posso spostare tutte e due? Ok. No, mi sa che questo lo devo lasciare qua, vero? No, cavolo, ho sbagliato, dovevo girare il sole prima. Ok. Ora posso prendere questo. E lo posso lasciare qua. Mi colpisce il sole? No. Ah, però di poco. Allora, se io però questo lo metto qua... Non risolvo un tubo. Come ho fatto prima a passare? Prima ero riuscito... Ah, forse perché... Questo illumina di più. Cioè, fa più ombra. Perché è più alto. Forse. Allora, se lo tolgo, faccio un macello. Se lo metto sopra, quanta ombra fa? Poca. Ah, allora. Prima ero riuscito a passare solo con uno, però. Ma non mi ricordo assolutamente come avevo fatto. Sapete?
ero riuscito a passare solo con uno. Ero riuscito ad arrivare dall'altra parte. Perché ovviamente adesso però c'è infatti. Se io lo tolgo mi prende il sole. No. Ah, cavolo. Come avevo fatto a passare con uno solo? Sapete che non lo so. Ok. Il sole però cambia così. Quindi allora se questo no, poggialo un attimo qua. Dobbiamo riprendere questo. Lo dobbiamo mettere qua. Non ci arriviamo comunque. O dobbiamo fare il giro da sotto? No, da sotto è impossibile. Ciao Alex, buongiorno, ben arrivato. Forse sì, forse bisogna fare il giro da sotto. Oh, forse. Perché qua sopra lo posso poggiare il... No. Dalla pagina delle impostazioni, Alex. È un gioco ad enigmi, Luca. Dici che posso mettere i due... No, prendi l'altro, scambia, ok. Dici che posso mettere i due sopra? Ah sì, apparentemente sì, hai ragione, Drum. Ops. Però non ci arrivo comunque. Li posso mettere, ma non ci arrivo comunque. Forse però... Ok. Però così mi prendo il sole. Ci arrivo così, ma mi prendo il sole.
Allora, forse no, lo dovevo scambiare. Vado qua, cambio. Prendo questo. Come la mamma, Balluccio, tutto bene? Tanto tempo e tanti tentativi, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Però no, non ci fa vedere la fine quando lei muore. Ma scusa, non erano solo 4 livelli questo livello? Non erano solo 4 quadri questo livello? Non ci fa vedere quando lei muore? Ah, eccola. No! Il cane sul... Eh? Cosa? Cosa? Ok. E il cane lo abbiamo preso. Non so che farci. Però abbiamo preso il cane, ragazzi. Cioè, dov'è che lo devo mettere? Ah, ok, sta all'albero, sta davanti alla... Ok, ho capito. Ma poverino, cioè deve far da esca il cane. No, ho sbagliato. Aspettate, mi sa che mi devo portare dietro il cane, perché se lo lascio indietro mi sa che è un macello. Ciao Super Zul, buongiorno, ben arrivato. No, metti il cane sopra. Come cambia il sole? Lo sospettavo io. Le musiche sono molto carine, ragazzi, c'è niente da dire. Vuoi poggiare il cane? Non lo posso poggiare. Forse. Allora, aspettate. No, lasciamo il cane qua. Prendiamo questo. Ok. Perfetto. Se lo cambio, però. Allora. Se io mollo il cane un attimo qua. Torno indietro. C'è un problema, ragazzi, che mi manca un pezzettino di strada. Lui fa ombra? Lui non fa ombra. Cioè, se io tolgo... questo, quanta ombra, quanto sole tanto. Come se mi mancasse. Allora. Così non ho abbastanza ombra per portare il cane avanti, perché vedete qua c'è il sole. Posso mettere il cane qua sopra?
No, il cane qua sopra non si può mettere. Come faccio ad arrivare dall'altra parte? Buongiorno Man, come stai? Ma sto macchinarium lo hai già finito? L'abbiamo finito questa mattina, sì. Molto carino. Perché l'ombra mi serve di là, ragazzi. Cioè, l'ombra. Mi serve qua. Però non so come. Come farla. Ma vuoi mettere il cane sopra? Ah. Ok. E in teoria adesso se io... Quindi poggia il cane qua, prendi questo, metti questo qua sopra. In teoria così ho lo... così muoio. Allora, in teoria però così ho l'ombra necessaria per andare avanti. No! Cavolo! E quanta ombra fa il cane? Ah, forse basta, ragazzi. No, non basta, cavolo, mi serve un altro oggetto. Ah. Mi manca un oggetto, ragazzi. Come se mi mancasse un oggetto, però qua dietro da prendere non c'è più nient'altro. Col cane c'è abbastanza ombra. Col cane c'è abbastanza ombra. E dai. Allora Mal. L'abbiamo finito questa mattina, Tatsumaru, Machinarium. Come cavolo faccio a... C'è qualcosa che mi manca, ragazzi. Cioè, questi due devono per forza andare così per farmi fare l'ombra. Però poi non ho abbastanza oggetti per raggiungere... No, 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 eccoci, l'abbiamo fatta. Ok. Allora, adesso devo solo sostituire il cane con il barile e abbiamo fatto.
Da si è preso la foto. Che roba. Scusate un attimo. Rieccomi ragazzi, scusate. Allora, datemi 2 minuti che ci sarà una piccola sorpresa, ragazzi. Datemi soltanto 2 minuti di tempo e ci sarà una piccola sorpresa per tutti quanti. Mi ha mangiato una cesta. Ecco. Ma no! ho capito, ma se non si fa... Cioè, se non si va a prendere, no, non vedo alternative. Ecco. Vabbè, sali sopra. No? Bisogna fare un bel po' di fratture. Bisogna farmare le reliquie, Luca, e fare un bel po' di fratture per. Dai! L'hai fatto nello stesso istante che ho dato la spadata, è stupendo! Tan tan tan. Al parco di notte? Koko dake no hanashi. Ore ga kawatta no tte kaitō dan ga kokoro o nusunda kara nan daro? Su questa maglia sono impressi i miei peccati. La porto con me per ricordare quello che ho guardato e quello che ho odorato. Tu hai No, eh? Carl!